1-2-3 prova. Prima della partita sì, ti direi sicuramente soddisfatto. Per come poi ho visto alla fine, sono soddisfatto per i miei ragazzi che hanno fatto rivedere bene, ma questo già lo dico da due partite, quindi questa è la terza, la personalità giusta e lo spirito. E con questo spirito sono convinto che non ci salveremo certo all'ultima partita, mi auguro prima, se questo è lo spirito che ho visto anche oggi, quindi quello mi dà tanta serenità. E quel rigore? Ma guarda, il rigore adesso non lasciano fare polemiche, forse più quel fuorigioco, ma non parliamo di queste cose adesso, atteggiamento così. Adesso l'importante è che la squadra ha ripreso sicuramente un po' di fiducia, perché oggi prima della partita sentire a destra e a sinistra ci davano come a Milano, che giocate a fare. Io quello che ho visto, credo, ho fatto dei conti, almeno 80 milioni davanti all'attacco dell'Inter, con due ragazzi dietro, parlando adesso della difesa, praticamente l'avete visto, no? Camporese, Nassi, ma tutta la difesa. E questi sono, quando si parla di futuro di questo progetto, sono anche queste le cose che ogni tanto bisogna ricordare. È una stagione così, una stagione, forse anche quei rigori, una stagione un po' strana. Presidente, loro avevano 80 milioni all'attacco, esatto. La Fiorentina forse un po' poco. Abbiamo giocato senza punte oggi, no? Contro, ancora credo, una delle squadre più forti d'Europa, fino a un anno e mezzo fa, ma lo è ancora. L'Inter è una grande squadra, l'ho visto, una razza di giocatori che hanno, no? E noi oggi abbiamo fatto veramente 90 minuti, l'abbiamo gestita noi. Certo, poi non bisogna neanche colpevolizzare tanto Jalic, perché è giovane e credo che sia anche questa esperienza per il futuro. Ha avuto il coraggio di andare sul dischetto, anche a quell'età, quindi prendiamo anche quel poco di positivo da quell'errore di... Adesso ripeto, andiamo con fiducia a Roma, che questa è una cosa importante. Ci sono, si è alzata la classifica per la salvezza, quindi siamo tutti lì, siamo fino a 42, l'avete visto, no? Stiamo parlando veramente di tre punti e bisogna fare tutt'altro tipo di discorsi. Presidente, e ci sta anche questa stagione. Il Genoa sta perdendo 2-0. Sta perdendo 2-0. È stranissimo tutto un po', no? Squadre come noi, come il Genoa, trovarsi a lottare per la salvezza, ma ormai ci siamo, dai, è inutile. Senti, il passato non serve a niente, adesso mancano 5 partite, mettiamoci qui. Il fronte societario si rimane a quello che avete detto la settimana scorsa, cioè metà maggio, fine campionato, c'è un'accelerazione magari? Fine campionato, la salvezza acquisita, saprete tutto, adesso, anche perché lavorano tutti, quindi non è che ti posso annunciare niente o uno o l'altro. Certo. Senta, le è piaciuto oggi il pubblico? Sì, dai, il pubblico... mi è sempre piaciuto, perché quando ci ha contestato ha fatto sempre giusto, a parte qualche cosa che lasciamo perdere per sempre. Il pubblico ha capito da tante settimane, la svolta secondo me c'è stata prima del Milan, quando abbiamo parlato tutti insieme, ci siamo confrontati con loro, abbiamo capito che tutti insieme dobbiamo uscirne. È un passo, un mattoncino alla volta, speriamo di sì. La cittadella da Mercafir vi interessa sì o no? Allora, adesso tra 20 giorni parleremo di tutto quello che volete. Adesso mi interessa soltanto a mercoledì Roma, mi interessa domenica Bergamo, mi interessa che i ragazzi rimangano con questo spirito. Parliamo solo di calcio per 20 giorni. Abbiate pazienza, datemi retta. A proposito di calcio, c'erano Gamberini e Montolivo in panchina, sono due giocatori della vecchia guardia. È una sorta anche di emblema di quello che sarà il nuovo corso della Fiorentina. Ci sono scelte oggi tecniche, ma anche scelte fisiche. Credo che Gamberini e Montolivo non erano neanche al 100%, mi risulta, quindi ne parlerete con il mister le prossime settimane. Sono state scelte anche fisiche. Comunque rispetto a 20 giorni fa mi sembri meno preoccupato. Hai visto il primo tempo, insomma, io sono arrabbiato, ho capito che... No, spero anche il futuro di reggere anche il primo tempo, perché se ho questo atteggiamento qui... Eri più agitato del solito. Sì, ero agitato perché vedevo una Fiorentina giocare bene, una Fiorentina che stava dettando i tempi, una Fiorentina che aveva avuto due occasioni anche importanti, quindi rivedevo quei primi tempi un po' maledetti di alcune partite degli ultimi mesi. Ecco perché ero agitato. Solo per questo. Poi alla fine diciamo che un punto ci sta con una grande squadra, però il rammarico adesso ce n'è molto. Come mai oggi Diego non è venuto? Doveva venire con l'Inter, no, per la verità è tornato la settimana scorsa, ma prima della fine del campionato arriva, tornerà. Con il Novara? No, pensiamo a Roma, è una cosa importante. Vieni. Sono con i ragazzi, no, sapete le trasferte, non per i miei motivi anche. Non ritengo giù di qui, devo valutare un po' con i miei qua. Certo.
o vado mercoledì, anche martedì a trovare. Adesso è importante Roma, che lottano per la Champions e quindi sarà un'altra gara durissima. Con questa personalità, Presidente, dovremo aspettare l'ultima partita, mi auguro. Presidente, tra 20 giorni si parlerà anche del futuro di Delio Rossi o la Fiorentina ripartirà sicuramente con il mister in panchina. Esattamente 20 giorni manca. Ma guarda, ti riparlo come Mercafil, il nostro allenatore, abbiamo dato un contratto di 2 anni quindi, al nostro allenatore. Poi queste cose adesso non me le chiedete di niente perché il futuro se ne parlerà. Oh, vedi, ritornano anche qualcuno a salutarmi, quindi questa, la cosa, questa è la cosa positiva. No, e bisogna però lasciare un priarcheggiato. Io lo saluto, però un giocatore bisogna lasciare un priboro. Presidente, per la verità a gennaio qualcuno c'era in tribuna, poi dopo non l'abbiamo visti. Però l'ultima battuta sulle scuole aspettano la risoluzione a fine stagione di questa vicenda. Monti? No, a Monti. Monti, sì. Monti no, lasciamo Monti. Lei si aspetta un'indagine, un pensiero sarà fatto su questo aspetto. Io sempre penso sempre a me stesso e alla mia squadra. Aspetto insomma che tutta la verità venga fuori come sta venendo, quindi come ho sempre fatto, no? Se pensiamo insomma no, aspetta guardano vedremo, certo. Certo, tutti siamo fiduciosi sulla magistratura sportiva, sono delle cose gravi, ma questo non sta a me assolutamente parlare, sono una persona in questo momento, no? Io sono un presidente di una scuola di calcio e devo parlare di calcio. Certo, non è bello quello che si sta leggendo sui giornali da qualche mese. Ciao Andrea. Forse, pensiamo subito a mercoledì, dai. Adesso abbiamo soltanto mezza giornata per goderci la domenica, ma domani mattina si riparte.